Allora, buongiorno a tutti, scusate il ritardo, vi ringrazio la presenza per un appuntamento che noi definiamo nevralgico rispetto a quello che è il nostro mandato elettorale. Lo dico con estremo orgoglio e gratitudine per coloro che hanno lavorato a questa legge, a partire dal vicepresidente Mirko Carloni. Lo dico perché e a tutta la Giunta e tutti gli uffici, perché in una fase pandemica come quella che abbiamo vissuto, arrivare alla presentazione di un secondo testo di legge come quello che stiamo per presentare, dopo aver approvato appena 2 settimane fa la legge sulle start-up, è veramente un obiettivo che conferma quanto la Regione Marche con il governo siano attenti alla ricostruzione di una competitività del nostro territorio regionale, del suo asset industriale e imprenditoriale e della ricostituzione di una visione che possa riportare la nostra regione a superare questa fase di transizione e a riallacciarsi, a ricollegarsi a quella che era la famosa visione delle Marche con il Veneto, con l'Emilia Romagna e con la Lombardia. Questo ci rende molto orgogliosi e su questo noi chiediamo l'attenzione di tutti. Perché chiediamo l'attenzione di tutti? Perché nella profonda trasformazione della società che stiamo vivendo e nella difficoltà che la pandemia ha portato anche nelle relazioni che noi quotidianamente, istituzionalmente e non istituzionalmente viviamo, il fatto che ci sia un elemento fondamentale per garantire la competitività e per garantire la coesione dei territori, e l'elemento fondamentale è la comunicazione. Quindi io vi ringrazio oggi per essere collegati e essere qui, perché queste leggi non appartengono a una parte politica, ma diventano uno strumento di rafforzamento di un sistema che, se riesce ad essere ben supportato, garantisce competitività a un territorio, occupazione ai giovani, va a frenare la forte fuga e l'emigrazione verso le regioni del nord e altri stati dell'Unione Europea e oltre l'Unione Europea, e quindi diventa uno strumento indispensabile di rilancio del nostro territorio. Sarò veramente brevissimo, però 2 cose le voglio aggiungere a quanto detto. Perché è una legge importante? Perché è una legge che innanzitutto supera una visione assistenzialistica dei territori. Cioè, noi non vogliamo più dare contributi per il fatto che ci sia imprese o imprenditorialità. Noi vogliamo dare contributi a quelle imprese, a quegli imprenditori, a quei soggetti che, inseriti in un contesto, vogliono aiutare la regione a recuperare, nella logica di una visione complessiva, una competitività di territorio, una maggiore occupazione. Questo è l'elemento dirimente che noi vogliamo portare in senso di discontinuità e che vorremmo provare insieme a tutta la nostra regione a rilanciare come tema di costruzione di ecosistemi, di filiere che possono garantire alle piccole e medie imprese, che è un po' stato il tema che sempre ha accompagnato la nostra regione, la grande ricchezza del patrimonio economico, dell'artigianalità, però dall'altra parte le dimensioni e del manifatturiero, però le piccole dimensioni che ci andavano a condizionare. Con questa legge si parla di aggregazione tra micro e medie imprese con le industrie, si parla di rating di filiera, cioè si aprono una serie di temi importantissimi che devono garantire solidità all'economia dei territori e competitività alle filiere, agli ecosistemi che noi andiamo a immaginare e vorremmo realizzare tutti insieme. Quindi una legge neanche semplice, perché non è una legge semplice, una legge che dovrà essere valutata dalla Commissione, che verrà in aula, su cui noi vogliamo, come è successo con le start-up, invitare tutti a partecipare alla discussione, ma che vorremmo portare all'approvazione quanto prima, perché la riteniamo uno strumento essenziale
per la programmazione dei prossimi 7 anni dei fondi europei, per il rilancio post-pandemico, per recuperare quel tasso di competitività che purtroppo si è perso e che noi non riusciremo ad ottenere, a riacquisire, se non lo faremo valorizzando quello che noi abbiamo tutti insieme. Quello che noi abbiamo tutti insieme, superando anche un po' le logiche del campanile e del insomma, che a volte è un po' insito, no? Della imprenditorialità del singolo che viene un po' estrapolata dal contesto collettivo. Quindi è una legge che non è filosofica o culturale, per capirci, è pratica e guarda alla creazione di di ecosistemi che possono essere indispensabili alla competitività di più territori e alla competitività di più settori. Io non vado oltre. Passo la parola a Mirko Carloni, che entrerà sicuramente nel merito, ringraziando tutti voi per la presenza. Grazie. Intanto grazie Presidente per le parole che hai detto, che mi fanno davvero piacere e danno anche soddisfazione al lavoro fatto, per il quale devo necessariamente e con piacere ringraziare il Dottor Bertini, che è qui con noi, e tutto il suo staff, che oltre ad aver elaborato il testo, ma è stato con me presente a decine e decine di riunioni, per cui questo che noi presentiamo oggi è una somma di lavori, di visione, di strategia, e io vi prego, non faccio il comunicato stampa o l'appello o la conferenza stampa, faccio un appello alla stampa oggi, perché questa mattina ho incontrato degli imprenditori che mi hanno cominciato a parlare delle start-up e non sapevano che noi abbiamo appena approvato una legge sulle start-up. Quindi in questo ci serve ed è fondamentale il ruolo della stampa, perché il nostro lavoro, no, per quanto noi possiamo farlo bene, se non viene comunicato rischia di non arrivare all'utente finale. E in questa fase storica molti imprenditori, oltre che ci chiedono di gestire la pandemia, perché la pandemia è un'esigenza primaria, ci chiedono anche di saper gestire e programmare il futuro. Perché senza una visione prospettica si rischia di cadere in una depressione fra qualche settimana, se non abbiamo una visione chiara di cosa devono essere le marche. Noi oggi con questa proposta di legge che mandiamo ai lavori dell'Aula creiamo sostanzialmente il presupposto per parlare di futuro. Questo è quello che io mi sento di dire e lo chiedo agli amici e a tutte le persone che seguono i lavori del Consiglio, della Giunta. Facciamo in modo che questo lavoro non sia di Acquaroli, di Carloni o della Giunta, ma sia della Regione Marche come visione strategica del futuro della nostra comunità, perché c'è bisogno di programmarlo. Le linee generali su cui si basa questa legge sono queste, da come fondamenta. La nostra è un tessuto industriale economico che aveva un primato, che era quella della densità imprenditoriale, della imprenditorialità come incipit di qualunque testo di economia politica. Le Marche erano un modello studiato proprio per la sua diffusione. Negli ultimi tempi c'è stata un'eradicazione del nostro sistema economico, industriale e anche di piccola e media impresa. Questa eradicazione ha molte motivazioni che non stiamo qui a ripeterci. Certamente il nostro ruolo è quello di non ricominciare da zero, perché questa è una regione che ha grandi valori imprenditoriali, ma dobbiamo ripartire da ciò che nelle Marche c'è ed è forte, per renderlo non solo più forte, ma per farlo diventare sistemico. Questa legge vuole creare ecosistema, come ha detto il Presidente. Perché? Perché laddove ci sono dei leader di un settore, bisogna intorno creargli un ecosistema che favorisca la crescita di altri. Dove c'è una capacità di perforazione di alcuni mercati, bisogna sviluppare delle filiere. In questo sistema osmotico noi abbiamo pensato una legge che faccia la promozione degli investimenti, perché abbiamo capito da vari segnali che c'è la volontà di investire nelle Marche, contemporaneamente aggreghi innovazione e trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano. Io volevo fare diversi testi, ma abbiamo deciso con il Presidente, che saggiamente ci ha consigliato di fare un'unica legge che tenga insieme tutti questi contenuti. Uscirà un bando che sarà a disposizione del sistema imprenditoriale per, primo obiettivo, noi dobbiamo rafforzare l'impatto occupazionale di qualunque investimento da qui in avanti. Non vogliamo dare soldi assistenzialisticamente, come è stato detto dal Presidente. Noi daremo soldi dei contribuenti, delle tasse dei cittadini, soltanto se si realizza un aumento dell'impatto occupazionale,
ci sia un trasferimento tecnologico, quindi una produzione che si eleva, che si perfeziona sia come procedimento, sia come miglioramento di prodotto, sia come miglioramento di processo produttivo, e soprattutto un progetto di riqualificazione delle filiere in un'ottica di riconversione produttiva, e questo si colloca con un'altra strategia ancora più importante che abbiamo sul recovery. In questa ottica dobbiamo senz'altro sviluppare una legge che possa parlare a un mondo che ci sta osservando e che sta pensando: rimaniamo nelle Marche, cambiamo regione, investiamo, smettiamo di fare investimenti, chiudiamo. Quel mondo ha bisogno di risposte, e questa legge si propone di dare un segnale. Ed è per questo che noi auspichiamo non solo che venga approvata, ma che venga approvata con la più ampia volontà di tutto il Consiglio regionale, che è l'organo deputato a fare le leggi, e avremmo potuto fare una nostra determinazione. Invece abbiamo scelto proprio la via legislativa, perché di questa legge deve rimanere traccia e deve essere patrimonio della politica marchigiana. E il mio auspicio personale, come ha già detto anche il Presidente, è che venga approvata all'unanimità, come è stata per la legge sulle start-up, affinché sia di tutti quanti, e ovviamente siamo a disposizione anche per migliorarne i contenuti laddove ce ne possa essere bisogno. Come vedete, questa legge si è resa necessaria perché già contempla nei suoi testi anche la possibilità di agganciare la Next Generation EU, di agganciare il recovery, e tutto quello che si potrà generare noi lo dobbiamo collocare strategicamente su delle scelte che abbiamo già condiviso. Non possiamo aspettare che arrivino i soldi e poi decidiamo cosa farci. Noi dobbiamo prima avere una visione, che è quella che vi ho detto, rafforzare gli investimenti, favorire gli investimenti, perdonatevi, è una parola che bisogna usare. Noi dobbiamo favorire gli investimenti, senza aver paura di dirlo, perché se una grande impresa decide di venire a investire nelle Marche, piuttosto che andare in altra regione, io credo che il beneficio sociale sarà importante. Dobbiamo favorire il trasferimento tecnologico, quindi utilizzare tutte le risorse che ci sono per la transizione digitale, e contemporaneamente riuscire a migliorare il sistema produttivo in modo osmotico, cioè favorendo gli ecosistemi, favorendo le filiere verticale e orizzontale, l'ecosistema. Questa è la scelta strategica, e credo che con una serie anche di accordi che noi andiamo facendo, da Cassa Depositi e Prestiti, Banca Intesa, abbiamo già altri istituti intermediari finanziari che vogliono fare altri protocolli d'intesa, innestato anche ad una logica che stiamo facendo a pettine, start-up da un lato, quindi produzione di innovazione, legge sull'artigianato che abbiamo già licenziato e mandato al Consiglio, legge sul commercio, vedo qui Talarico, che stiamo preparando. Stiamo sostanzialmente riformando le basi economiche della nostra regione in un'ottica di prospettiva, sapendo che una legge anche che ha 10 anni, 15 anni, certamente non può più rappresentare quello che oggi è il momento attuale. Vanno aggiornate alla luce di quello che sta accadendo, di che è accaduto, e soprattutto dobbiamo fare in modo che, se vogliamo davvero fare in modo che nelle Marche ci sia ancora una tenuta sociale dopo la crisi del Covid, dobbiamo rafforzare le piccole e medie imprese, cercare di trarne il massimo vantaggio da coloro che già sono presenti sul territorio, e soprattutto riuscire ad essere conformi alle strategie imprenditoriali. Questa legge è stata anche oggetto di confronto con le associazioni di categoria, lo sarà ulteriormente in commissione con le audizioni, e soprattutto vorremmo che diventi patrimonio collettivo. Per questo è molto importante il ruolo della stampa nel raccontarlo, di questo inizio di lavoro che stiamo facendo. Le attuali risorse sono quelle necessarie per partire con l'iter, verranno, diciamo così, aumentate durante i prossimi mesi, sia col partenariato europeo, sia con il recovery. Quindi questo è un po' il senso, e ovviamente mi farebbe piacere, se serve, anche essere qua per altre domande, per chiarire. Ovviamente ci agganciamo anche a strumenti finanziari, l'articolo 8 parla appunto di rafforzamento finanziario, sostegno alle imprese da parte degli istituti di credito, strumenti per l'accesso al credito che stiamo pensando anche con i partner di credito che abbiamo sul territorio. Per esempio stiamo dialogando con alcune banche sul rating di filiera, che è un tema molto importante che aiuta a crescere e a irrobustire finanziariamente le nostre imprese per fare investimenti. E poi stiamo pensando anche ad ulteriori strumenti finanziari per rinegoziare i crediti, che potrebbe essere una futura strategia di sostegno alle imprese. Però questa legge è davvero molto importante, forse è la legge più importante che abbiamo fatto finora, che abbiamo pensato finora, ed è certamente quella su cui contiamo di appoggiare le fondamenta di un rilancio e dello sviluppo economico di questa regione.
Allora, questa... Sì, scusa. Allora, chiedevo a quanto ammontano le attuali risorse e di quanto sperate di poter disporre, appunto, facendo anche affidamento al recovery e alle linee europee, diciamo. Sì, allora, attualmente nei prossimi 3 anni sono programmati come norma finanziaria collegata alla legge 6 milioni di euro per i prossimi 3 anni. C'è da dire che questa cifra però è soltanto per poter, diciamo, partire con l'iter, poiché, come è scritto nella legge stessa, questi principi che noi stiamo mettendo insieme intercettano perfettamente la strategia del FESR, ma soprattutto, specialmente sugli ecosistemi e sulle filiere, una progettualità straordinaria che stiamo mettendo in piedi con il MISE e quindi che potrebbe entrare a pieno diritto dentro il recovery. Quindi la cifra che oggi allochiamo è davvero simbolica rispetto a quello che dovrà essere questa legge. Non è indicativo. Esatto. Mi permetto solo di aggiungere una cosa che tra l'altro è stata detta, però la vogliamo rafforzare. Cioè, questa è una legge che nell'applicazione porta veramente ad innescare dei meccanismi molto importanti. Il dialogo tra imprese di dimensione diversa che non avrebbero mai parlato, il dialogo tra settori diversi che non avrebbero mai parlato, che oggi si devono vedere, voglio dire, favoriti da un dialogo, da un confronto, da una sinergia possibile, perché vedono le istituzioni per la prima volta che le spingono in maniera forte a questo tipo di approccio. E mentre fino ad oggi ognuno di esso guardava se stesso stretto, no, nella sua visione, se volete, più stretta, oggi questa legge dice: se tu vuoi accedere a questa progettualità è necessaria anche una capacità di dialogo, e quindi sei avvantaggiato dalla creazione, si vuole avvantaggiare la creazione di un sistema che prevede più imprese, ecco, più, e anche di dimensioni diverse. Prima abbiamo parlato del rating di filiera, no? Voi sapete quanto è difficile, per fare un esempio, quanto è difficile per tante imprese oggi avere credito, accesso al credito, che si stringe sempre di più e che è sempre... Il rating di filiera che cosa consiste? Consiste nella valutazione di un'azienda non solo nella sua singola dimensione, nel fattore specifico del momento che si vive, ma lo si valuta nella complessità delle aziende con cui essa lavora. Cioè, magari un'azienda che ha avuto un problema perché magari non ha ricevuto un pagamento, viene valutata anche in considerazione del fatto che le aziende con cui lavora sono solide, sono aziende affidabili, e quindi la si avvantaggia. Questo è un elemento innovativo molto importante in una regione come la nostra, che ha difficoltà per le piccole dimensioni. Ecco, questo approccio dell'accesso al credito sul rating di filiera lo portiamo sull'innovazione tecnologica, lo portiamo sulla formazione, lo portiamo sulla capacità di internazionalizzazione, lo portiamo sulla capacità di creare processi condivisi. Voi capite che è una legge che può, se funziona, se comunicata bene, se noi riusciamo a condividere con tutti l'efficacia di questo strumento, può segnare un punto di svolta per la nostra regione. Su questo io veramente ringrazio il Vicepresidente, perché in poche settimane, perché si tratta di poche settimane, riuscire a fare un provvedimento del genere significa veramente aver individuato uno strumento che oggi può segnare la differenza. Quindi tra i criteri della cura di lavoro, progetti che favoriscono l'aggregazione, sono questi i criteri principali per poter accedere ai contributi? Sono principalmente l'aumento dell'impatto occupazionale, il trasferimento tecnologico, quindi ci sia un'innovazione di prodotto o di processo, e terzo lo sviluppo della base intesa come o ecosistema o filiera.
quindi o orizzontale o verticale. Tenete presente che una parte di questa legge nasce anche da una best practice, che è quella degli accordi di sviluppo. Gli accordi di sviluppo fatti con il Ministero dello Sviluppo Economico, cofinanziati dalla Regione, sono quelli che in questi pochi mesi abbiamo visto maggiormente graditi e funzionali. Perché? Perché non sono semplici bandi in cui l'imprenditore fa un progetto per prendere dei soldi, no? Molto spesso magari il progetto non è nemmeno così utile all'imprenditore stesso, ma lo fa perché c'è un finanziamento. Noi abbiamo ribaltato il paradigma. Con questo sistema usiamo il metodo che ha usato il governo con il MISE in questi mesi, e noi abbiamo sfruttato ogni potenzialità di questa cosa, ne abbiamo firmati diversi. È l'imprenditore che dice: io voglio sviluppare, voglio fare un investimento, voglio fare trasferimento tecnologico, assumo e faccio sviluppo la filiera. Mi date un contributo a fronte di un business plan di crescita? Questo sistema dal basso verso l'alto è il sistema che maggiormente funziona, perché è compliance, si dice, alle scelte industriali e non il contrario. Scusate. Prego, per chi è la domanda? No, no, va bene anche l'assessore, vicepresidente. Grazie, cercheremo di accontentarla. Arrivederci a tutti. Grazie. Dica, dottoressa Massi. C'è stato un auspicio comune che ci sia anche per questa legge una, come posso dire, un voto unanime in aula, in Consiglio regionale. Nella legge delle start-up vi siete trovati a mettere insieme a sistema anche alcune competenze che c'erano nella precedente amministrazione. Pensate di riuscire a raggiungere un accordo di questo tipo anche con, è un po' prematuro dirlo, però immagino che ci siano, dopo quell'esperienza ci siano già delle cose allora, di vedere. Nella legge sulle start-up è stata, diciamo così, focalizzata con degli emendamenti proposti dalla consigliera Bora, alcuni elementi soprattutto sulle collaborazioni con gli acceleratori, con gli incubatori di impresa e con il ruolo delle imprese stesse nelle dinamiche con questi. Per cui, che abbiamo accolto, perché ovviamente era assolutamente in linea con la nostra scelta. Su questa legge che tiene insieme, ripeto, la innovazione digitale, che sono tanti soldi, perché poi su questo passerà gran parte del recovery, che tiene insieme l'attrazione degli investimenti, quindi il reshoring, che è un tema molto importante. Vi ricordo che abbiamo fatto un bando solo di reshoring da quando siamo arrivati, il mio primo bando, quello famoso che è durato 10 minuti, di cui avete scritto polemizzando con la Regione, ma in realtà... proprio perché c'erano pochi soldi, il fatto che sono arrivate tante domande di investimento è un segnale che c'è una forte richiesta di investimento sul territorio. Quindi quello è uno dei fattori che ci ha fatto pensare che proprio l'attrazione degli investimenti doveva essere l'incipit di questa legge. E su questo, come su altre cose, noi siamo aperti ovviamente al contributo delle imprese, delle associazioni e anche dei gruppi consigliari d'opposizione, perché, ripeto, come è stato per l'altra, sarà anche per questa una visione strategica di una regione, non lo credo che più è condivisa e meglio è. Riteniamo che sia fatta molto bene, migliorabile come sempre, ma assolutamente aperti al confronto. Grazie. Qualcun altro? Bene, grazie.